siamo a Piacenza, alla concessionaria Moruzzi Moto. Ciao. E siamo pronti per uscire finalmente a provare Royal Enfield Interceptor 650. Non vogliamo tediarvi con una roba lunghissima, però siccome appunto Royal Enfield quest'anno ha presentato queste novità, queste bicilindriche, volevamo che Giovanni Moruzzi, appunto super appassionato di moto, oltre che nostro grande amico e meccanico, ci spiegasse velocissimamente le caratteristiche di questa moto, perché appunto sapete, la Enfield passa dal monocilindrico al bicilindrico, affiancando naturalmente la gamma, resto in gamma entrambe, e abbiamo visto un po' in azione senza ancora provarla questa Interceptor, e quindi eravamo un po' curiosi di capire innanzitutto bicilindrico 650 cm. Esatto, perché loro negli anni 60 Royal Enfield aveva già in produzione questo Interceptor esattamente identico nell'estetica del motore. Infatti è una cosa che spesso mi chiedono: ma come mai questi carteroni tutti lucidati a mano, fatti così? Perché esattamente si rifà al modello degli anni 60. La motocicletta sostanzialmente è più o meno uguale, quindi ricalca un qualcosa che lei nel passato aveva già fatto, però con un contenuto molto moderno. Quindi abbiamo un 4 valvole per cilindro, bicilindrico parallelo sfacciato di 270 gradi per dare ancora più tiro e coppia, frizione antisaltellamento, che è una cosa un po' strana per un modello come questo, però in realtà le regala ancora più dolcezza e più fluidità nell'erogazione. 47 cavalli, che secondo me per un modello del genere sono più che sufficienti per divertirsi. Grazie alla frizione antisaltellamento l'azionamento è morbidissimo, quindi anche la ragazza, anche il neofita può tranquillamente usarla senza problemi. Ruote da 18 per avere una maggior maneggevolezza, quindi una motocicletta che ha sì uno spirito retro, ma una guida completamente moderna. Dopo magari facciamo quel giochino, perché prima Giovanni mi ha fatto vedere un giochino per far vedere la esatto. Magari poi lo vediamo. Dicevamo 47 cavalli, euro, è omologazione euro. Questa è un euro 4, euro 4, quindi rispetto tranquillamente le ultimissime normative. 6 marce, che è un'altra cosa nuova per il mondo Royal Enfield, un cambio dolcissimo, scarichi 2 in 2, una cosa molto carina, perché i due marmitte, diciamo, non si uniscono mai, per cui il suono è molto particolare ed è una cosa caratteristica solo di questa motocicletta, quindi non hanno compensatori, non ha niente. Allora, naturalmente per il design loro sono forti, perché dice, ah, è quasi uguale a quella di... Se voi guardate le fotografie è identica a quella del passato, per cui... ci dà l'impressione, così vista da ferma, appunto, di maneggevolezza, eccetera, sellone bello ampio, così ci si può trovare tranquillamente la propria posizione. E sembra quasi un po' in controtendenza, no? Quello che si vede adesso con le selle tutte doppie. Dove esatto. Penso che anche il passeggero sia... C'ha il suo bel maniglione, si può stare tranquillamente avanti e indietro. La potenza non è tale da mettere in difficoltà, assolutamente. Anzi, un vantaggio di avere una grossa cilindrata con una potenza relativamente tranquilla e anche i bassi consumi, quindi una motocicletta che uno, se vuol fare anche un po' di turismo, vuol fare qualche giro, sono disponibili diversi option, anche il paradrezzino per se uno vuole entrare in autostrada, andare via tranquillo, quindi è una motocicletta che è abbastanza polivalente, ecco, grazie. Ecco, tocchiamo una nota fra virgolette dolente, nel senso che spesso chi acquista una motocicletta, ma anche le macchine, fra virgolette, uso il termine sbagliato, economiche, comunque con una fascia di prezzo bassa, poi di contro si trova magari con delle manutenzioni che non sono in linea. Invece esatto. Mi dicevi che qui... No, qua tranquillamente ogni 10.000 km c'è un tagliandino, ma è molto molto semplice, non c'è niente di particolare. Non sono regolazioni particolari. No, adesso magari entro nel dettaglio tecnico, però può essere una cosa... Cioè, sui bilancieri ci sono i classici registri, quindi non occorrono piattelli, non bisogna smontare alberi a cane. Cioè, è un motore molto molto semplice, anche perché nasce proprio per essere un qualcosa di economico e divertente. Ecco, quindi la classica motocicletta che diverte, infatti, non impegni economicamente. Possiamo tranquillamente dire che appunto il è una moto stilosa, perché lo vediamo, e in questo periodo storico sappiamo che il retro, il vintage... Esatto. Tra l'altro, volendo, si può prestare anche a essere trasformato, modifiche, e quindi appunto stilosa, retro, eccetera, con un livello economico, perché ultimamente bisogna guardare quello che è relativamente, anzi, molto accettabile, perché 6.200 euro, quindi con 6.200 euro una volta a momenti non compravi neanche un 125. Sì, no, è che tecnicamente c'è dentro tanto, perché ce ne vedete anche i tubi in traccia metallica, il disco da 3 denti, insomma, non hanno comunque rinunciato a nulla, infatti certo. Io consiglio sempre di provarle, di farsi una propria idea, perché e adesso esatto, perché così monodisco anteriore, disco posteriore, impianto ABS, 200 kg. Ok,
quindi, ma il baricentro è molto basso, quindi lo si sente relativamente adesso, poco. Adesso siamo curiosi di andare a fare due curve. Bene, bene, bene. Allora, intersetto 650, c'è anche la sorella, fra virgolette. Esatto, che è la versione GT, la Continental GT, che è la stessa motocicletta con i semimanubri, cambia serbatoio, quindi una pedale leggermente arretrate. Quindi un leggermente più sportivo, perché per chi ama magari una guida leggermente più cattiva, tra virgolette, anche se la base di partenza è la stessa. Ecco. Va bene, va bene. Allora, ringraziamo gli amici di Moruzzi Moto di Piacenza per aversi messo a disposizione oggi e andare a giocare un po' con questa Interceptor e con la sua solidina in mare. Fate bravo. Grazie Giovanni Moruzzi per l'accoglienza. Grazie a voi. Adesso cerchiamo anche un caffè. Certamente. E noi andiamo fuori sulle colline piacentine a provare, filmare, giocare, fare con questa Interceptor 650 Royal Enfield. A moto mio, provato davvero. Ciao a tutti.